Siamo ad Apollosa, all'Istituto Comprensivo Settembrini. Oggi le scuole e i ragazzi hanno incontrato un personaggio molto molto speciale, l'ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis, un reduce della guerra. Ricordiamo questi giorni tremendi dello Shoah, il ricordo dei massacri e dei campi di sterminio che tutti noi in Italia abbiamo vissuto. Questi ragazzi sono figli e nipoti di cittadini che hanno vissuto su questo campo di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, perché questo lo è, le esperienze dei soldati, delle famiglie, dei partigiani. E credo di aver trasfuso la mia personale esperienza a molti di loro, dato il tono delle domande che poi mi hanno rivolto. Un'emozione forte grazie anche ai docenti che li hanno preparati, hanno preparato raccontando loro la storia del 43-45, e infatti i ragazzi, oltre a studiare e a fare una ricerca anche sulla persona dell'ambasciatore, hanno preparato dei lavori che potete vedere qui alle mie spalle, dei lavori che ricordano proprio il momento, questo momento storico del fascismo, della guerra di liberazione. Insomma, è tutto il momento della dittatura che noi italiani abbiamo dovuto vivere e come abbiamo reagito a questa dittatura.